E si comincia con il secondo match degli Under, sfida tra le Betulle e i Lions. In questo caso due squadre che toccano i bassi fondi della classifica, ma che vogliono con dei primi punti rialzare il proprio rendimento in questa 21esima edizione dello Sbordone League, non iniziata sotto i migliori auspici. C'è subito un'occasione di sfondamento con Libraro, che prova subito a fare battaglia. Il Branco prova ad allontanare, perde però la sfera, ancora Pisani, entra da Pisani, supera anche Yengo, Pisani, ma c'è il recupero da parte del portiere Yengo. Controllo di Rotondano, quindi Menichini, difesa, la tiene in due tempi, che affida quindi a Menichini, il cross verso Libraro, la sponda e quindi Rotondano, ma c'è l'anticipo, il recupero. Stanno a cercare Libraro, aggancia ancora di Menichini che si coordina, che bellezza di Menichini che batte difesa, il vantaggio delle Betulle, sorpreso il portiere dei Lions. Esterno per Menichini, uno contro uno contro traverso, torna dietro, l'inserimento di Orditura, ancora Libraro, vai, vai con Libraro che però non si conclude. Occasione intanto per Tramontano, un po' squalida di sale delle Betulle, non riesce a mettere però il pallone dentro Tramontano. Barriera a tre da parte di Yengo, va a Cecere, la deviazione e c'è l'autogol di Cristiano. Pensa va Rotondano, attraverso la linea, il pallone non è entrato. E gol! Invece è gol! Colpo di scena! La revisione dell'arbitro Tonacci cambia l'esito! La sassata di Marcello Rotondano! Passa lì, perde il pallone, occasione quindi per Libraro che può andare in provaria. Libraro! Costo costo formidabile! La specialità della casa! Del numero 10! Luis Libraro! Ottimo recupero di De Vita, che calcio! Che gol! Una sassata! Una sassata per il gol del 4-1! C'è però il doppio fischio di Tonacci che pone fine alla prima frazione. Betulle che dominano la sfida, risultato di 4-1, però quindi l'anticipo di Brando, vede profondità Amedeo, primo controllo però un po' infelice, prova a mettere il cross, difesa non trattiene, quindi Rotondano contro difesa, tiene ancora il pallone numero 8, perde però il pallone Betulle, c'è la conclusione evidenziata nel precedente 1-2, Pisani, quindi Cecere, buona trama da gioco da parte dei Lions, ancora Cecere, la traversa, quindi Tramontano prova a ribadire il pallone dentro, palla a cercare Brandi che calcia, Brandi che cerca però il controllo, quindi costo costo di Menichini che calcia, quindi Pisani supera Rotondano, molto più veloce Pisani, il cross a cercare Tramontano, quindi Brandi ancora dentro, Yengo, quindi Cecere, ancora Yengo e quindi Tramontano, lancio lungo di tasse diverso traverso, supera Menichini, il cross di traverso, palla che arriva sul palo, cambi superati, il cross di Branco, Libraro si coordina, calcia, conclusione murata, ancora Amedeo, Brandi conclusione murata, ancora altro occasione per le Betulle con Amedeo, 2 contro 2, palla a cercare Libraro che calcia, vede largo Amedeo, pronto a calciare in porta, il gol del 5-1 delle Betulle, la rete di Amedeo, anche qui a sorpresa. Brandi vede in lungo linea traversa, ritorna di lui Orditura, palla per Libraro che calcia, la doppia deviazione e palla che va ancora in rete, Luis Libraro, c'è il triplice fischio di Tonacci ed è festa grande delle Betulle che ottengono i primi 3 punti, la prima quindi vittoria contro i Lions, finisce per 6-1, un grande successo. 3 gol, primi punti e prima vittoria. Siamo qui con Luis Libraro,
questa finalmente la prima vittoria dopo una partenza non proprio entusiasmante. Sì, è stato complicato, però pian piano già la scorsa meritavamo molto di più della sconfitta e abbiamo vinto, si inizia la cavalcata adesso. Allora, volevo chiederti, hai detto già che la scorsa giornata meritavate qualcosa in più. Qual è stato quel momento che ha portato quello scatto in avanti rispetto ai primi momenti in cui sembravate un po' in difficoltà? Complimenti a lui, se volevo fare, un'ottima punta. E mi piace giocare con lui, complimenti, mi dai che lo spogliatoio? Scusate. Complimenti anche a Menichini, autore di un gol bellissimo. Grazie, grazie. Stavo dicendo, abbiamo parlato, abbiamo chiarito il fatto che comunque non volessimo fare brutte figure solamente. Ci siamo dati una svegliata un po' a tutti quanti. Grazie mille Luis e anche a tutte le betulle che vincono questa prima partita.